Oggi non so cosa commentarvi, sinceramente è una partita che abbiamo giocato, dominato per larghi tratti del match, su un unico tiro in porta, unico errore, abbiamo perso la partita. Loro hanno fatto gol e noi invece abbiamo sprecato ed è difficile commentare una partita del genere. Commentare una sconfitta, già un pareggio sarebbe stato difficile commentare, quindi la sconfitta è molto pesante, però ringrazio i ragazzi che anche oggi hanno dato tutto, hanno giocato bene e purtroppo non siamo riusciti a fare gol. Abbiamo costruito bene il discorso della rapidità del passaggio, è successo forse un po' più nel primo tempo, potevamo accelerare la giocata, il cross, e quello purtroppo sì, è stato. Siamo stati poco veloci subito, però nel secondo tempo non posso dire alla squadra, hanno dato ritmo, hanno avuto occasioni, hanno tenuto sempre la palla, hanno giocato a calcio fino alla fine, non abbiamo mai buttato la palla, purtroppo invece c'era una squadra che la palla ci ha ributtata indietro. Su un'unica occasione, su un unico nostro errore abbiamo perso la partita e dobbiamo migliorare comunque. Tre partite dure, sono state tre partite molto molto dure, soprattutto quando si fa un tipo di gioco in cui con pochi spazi bisogna essere più veloci, più rapidi, più forti. È difficile fare tre partite consecutive, era tanto tempo che non la facevano i ragazzi, però sono molto molto contento di quello che mi hanno dato e è difficile adesso spiegare loro come abbiamo perso una partita che non meritavano. Però dobbiamo tirarci sulle maniche e migliorare dove possiamo. C'è un po' di rammarico perché perdere così con un tiro in porta dà rabbia, poi noi la nostra partita l'abbiamo fatta, cioè penso che più di questo, magari non stavamo bene fisicamente al 100%, ma neanche loro vedendo da tre partite, però la differenza l'ha fatta che loro con un tiro hanno fatto gol al 100% di occasioni, noi abbiamo avuto quelle due o tre occasioni nel secondo tempo e purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. E adesso pensare a sabato, perché comunque è uno scontro diretto importante a Brescia e dobbiamo cercare di fare il risultato. Se viene come oggi, come ha fatto il Carpi con noi, va bene lo stesso, l'importante è importante portare a casa qualche punto che ci serve per la classifica.